restless dreams. I see that town, Silent Hill. Could she really be here? Ok, io volevo che questo fosse un buongiorno, ma porca troia non lo sarà per niente perché ho dimenticato il mio shaker. Quindi oggi volevo andare a spaccare ogni singola mio fibrilla del mio pettorale e non posso prendere pre-workout. Porca puttana, a meno che... Ok, allora io questa cosa la faccio per voi, però dobbiamo ripeterlo tutti assieme. Io non lo faccio. Non ripetiamo queste cose a casa. Quindi va bene, dai. Però, oh, guardami, non farlo, non farlo a casa. Ciao. Prendo questa. 2 euro. Pago con la carta. Ciao, no, grazie. No, esplode. Non me l'aspettavo. No. Cazzo di Buddha. Non mi aspettavo accadesse questa cosa. È degenerata. È degenerata. Ok, potrebbe essere fallimentare perché esplode, però riproviamoci. G, cuore a cedimento. Ripeto, se lo fate a casa siete dei coglioni, quindi non fatelo. Fate fare queste cazzate a Naciflex, non fatele voi. Guarda. No, non esplode. La domanda è, come lo miscelo? Dura se c***o. Piano. Ecco, reazione chimica. Il sapore è pazzesco, sincero, è veramente buono. Tanto non è che il cuore è un muscolo, no? Va allenato correttamente. E per tenerlo allenato, qua ci saranno... Allora, qua ce n'è... Quanta caffeina ha sta troia qui? Ovviamente codice Nacho su Prozis, ragazzi, per sostenermi, per augurarmi un altro attacco cardiaco e soprattutto per fare in modo che i nostri sogni si realizzino. Se mi amate come io amo voi, codice Nacho su Prozis, mi raccomando. Ok, domenica, soleggiato, petto, 500 mg di caffeina in corpo, se sopravvivo potrebbe essere una bellissima giornata. Però lo sento che stettando, sento tutum. Qual è il primo esercizio di oggi? Che cosa prevede il menù? Panca, 30 gradi, multipower, uno dei miei esercizi preferiti, bellissimo. Dov'è? Ok. Comunque ragazzi, molti mi state chiedendo riguardo cosa è successo tra noi Brodis. Io vi dico, state tranquilli perché arriveranno tutte le risposte che meritate, giustamente. Fatemi vedere tutto il vostro supporto e vi assicuro che vi dirò che cosa è successo. Anche se... vabbè. Ve lo dirò, perché ve lo meritate, giustamente siete miei fan, ci avete seguito per tutto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo spaccato, grazie a voi, mi ha fatto tantissime cose, è stato bellissimo, è stato finora l'anno più bello della mia vita. Spero che anche quest'anno possa riconfermarsi tale. Un anno del genere, sto dando del mio meglio per fare in modo che ciò accada. Sto cercando in tutti i modi di impegnarmi al massimo in tutto ciò che stiamo facendo. Io, Pigne, il coach, abbiamo tantissimi progetti e spero che vi piacciono, ma già mi state dando un grandissimo riscontro sia su Instagram che sul YouTube, anche qui. E l'ultimo video dove abbiamo annunciato la serie, dove andremo a costruire il nostro studio di personal, non è andato tantissimo, ma sono comunque felice come è andato. Se vi va, recuperatevelo, ovviamente, perché è il più grande progetto della nostra vita. È veramente sempre stato per noi un sogno quello di creare quello che stiamo creando e spero che possa veramente diventare il nostro futuro. Alla fine stiamo lavorando per il nostro futuro. Quanto invece riguarda la situazione Brodis, avrete tutte le risposte che meritate. Semplicemente fatemi vedere il vostro supporto sotto questo video. Ultima di riscaldamento. Musica, caffeina, convulsioni, prurito da betalanina sotto le mani, rischio di un'imminente sincope, Travis Scott. Andiamo a spaccare sto cazzo di bilanciere, lo spacco. Faccio male a sto bilanciere. Oh.
Ok, ho alzato, però essendo che era la prima serie forse ho alzato un po' troppo. 3 minuti di recupero, assolutamente. Anche 4 qua. Le devo chiudere. Le devo chiudere. Anche se non le chiudi devi essere sicuro di aver dato tutto. Ancora una serie così. Che bello. Bella la consapevolezza che non avresti potuto fare altro, che hai dato tutto. Cazzo, vaffanculo. 8, 6. Vabbè, ricordatevi questo peso, questo giorno, perché verrà annientato, annichilito. Chiuderò, supererò, va bene così, sono andato oltre. Va bene, in ogni caso sono soddisfatto. Va bene lo stesso. Ora passiamo alla chest fly. Dove cazzo sono i 100 kg? 110, 105, 100. Qua abbiamo un bel 3x10 e ogni volta che mi chino ho le ginocchia rotte perché me le sono spaccate i relax squat. Però quando ce la facevo più. Fra, sei pazzo. Fra, allora che sono negli spogliatoi, devo fare gambe, non c'ho proprio voglia. Ma fai le imboscate. Come pigna? Ma bene, ho mangiato la mia cucina proteica. La faccia, fra, veramente. C'è qualche occhialino. Sei più brutto. Devo prendere qualche integratorino per le occhiaie. Un po' di turchesterone. Un po' di Diana. Ok ragazzi, come al solito nei miei video vlog c'è stato un distacco di tipo 6 ore da quando ho finito di allenarmi. Quindi ho finito di allenarmi, sono andato a casa, mi sono fatto il mio chilo di riso e pollo post workout e ho camminato tutto il giorno, perché vi faccio vedere che anche questa settimana, guardate quanti passi abbiamo fatto, 110.000 passi. Vi direte, perché i passi, Nacci? Beh, perché i passi sono fondamentali per mantenere un alto dispendio energetico, soprattutto in massa, ed evitare di diventare delle palle di sbura. Cerco di farli. Scorsa settimana ne ho fatti un cazzo. Pochissimi. Quella prima, 105.000. Insomma, cerco comunque di mantenere una media abbastanza alta. Ciò è dato anche dal fatto che non ho più uno scooter, quindi devo muovermi a piedi, perché il mio scooter si è frantumato come una lattina. Non è che si è frantumato da solo, cioè sono stato io che ho inchiodato sul bagnato, è partito contro il paraurti di una macchina e si è distrutto. E quindi non ho più un mezzo e mi muovo solo a piedi, e anche per questo che riesco a fare tutti questi passi. Quindi niente ragazzi, ora sto tornando a casa.
A parte che oggi c'era una giornata della Madonna, volevo andarmene al mare, invece c'era il caligo. Che cazzo è il caligo? Mai sentito prima. Tipo sto strato di nebbia, cos'è? Tipo un vento, sì, cos'è? No, è uno strato di nebbia. Il caligo c'era. Il mare. Porco digo. E quindi niente mare oggi. Niente ragazzi. Comunque ragazzi, io non voglio che voi pensiate che io non faccio un cazzo tutto il giorno, anche perché soprattutto ora ragazzi, con gli altri ragazzi di Effort abbiamo trovato finalmente il locale in cui sì, creeremo il miglior studio personal d'Italia. Ho fatto anche uscire un video dove andiamo alla ricerca del locale, quindi recuperatevelo. Se so come mettervelo ve lo metto qua in descrizione, se no invece è quello prima di questo video. Non è andato molto bene, però mi farebbe piacere se ve lo recuperaste, insomma, perché è stato figo. Abbiamo girato tutta la zona in cui volevamo prendere lo studio e abbiamo trovato un locale veramente figo e oltretutto a 3 minuti dal mare. E voi immaginatevi che cosa possiamo fare lì, cioè 3 minuti dal mare, questo locale che ora è fatiscente, però una volta che verrà rifatto, che verrà riempito di macchinari, con tutto il design che abbiamo in mente, verrà lo studio personal migliore d'Italia, perché io ve l'ho detto e ve lo giuro che lo creeremo.